Noi gli siamo a Nocera Inferiore. Anche il sindaco ha denunciato a viva voce una situazione che ormai è diventata insopportabile. Qui a destra c'è il canale della Solofrana. Il colore di quest'acqua è rosso. Da quest'altra parte non è un canale, è uno scolo di acqua, vedete, di colore giallo. Immaginate che cosa può essere. Questa doveva essere il torrente della Cavaiola. Cavaiola che non porta più acqua per tutto il tratto e va da Cava a Nocera Inferiore. A Nocera Inferiore però ci sono canali che la attraversano, nei quali purtroppo si sversa di tutto e di più. A sinistra la Solofrana, con le acque che vengono dalle zone interne della nostra provincia. A destra i canali di cui vi ho detto, il colore giallo. Odioso, tocca lo stomaco. Dipende, quando c'è vento sì, vabbè, ovvio, si alza un po' di più. Oltre al profumo anche la vista, come se lei si è alzata per vedere. È una bella vista. Bella proprio. Sì, sì, a via, a Napoli stiamo, a via Carazzola. Io volevo dire una cosa. Nocera, no, Nocera proprio, un po' il fiume, un po' ma pure i marciapiedi di Nocera sono proprio sporchi. Non so, signore, ma intanto... Si unisce qua, là, mamma mia, stiamo proprio guaiata. Che giorno è questa puzza? Abbiamo lasciato via Aurelio Bosco Lucarelli, ci siamo portati verso via Citarella e il corso Matteotti. Qui c'è uno dei tanti canali che attraversa la città di Nocera Inferiore. Di acqua ce n'è poca, quanta ne avete vista nel canale che io vi ho mostrato via Aurelio Bosco Lucarelli? L'acqua della Cavaiola è deviata nel depuratore di Nocera Superiore, quindi si presume che questi siano scarichi. E infatti il colore dell'acqua anche qui è di colore giallo paglierino. L'odore è il medesimo che abbiamo sentito, odorato a via Bosco Lucarelli, e quindi è giusto che si intervenga, che si ponga fine ad un problema ormai atavico del quale tutta la città di Nocera si lamenta.